L'ospite di oggi a Interviste al Colors è Samuele Marabotto, blogger, ex bodoniano, il che per chi abita a Torino si saprà chi è il Bodoni e che cosa fa il Bodoni, che non guasta. Che non guasta perché anch'io sono un ex bodoniano. Un bel precedente. È un bel precedente, ma più che tutto regista televisivo, tra l'altro, ma più che tutto lettore seriale. Che cosa vuol dire lettore seriale? Lettore nel senso di appassionato di lettura, al di là del semplice prendere un libro, sfogliare le pagine e cercare di capirne il contenuto. Samuele Marabotto va oltre, nel senso che analizza il libro e ci racconterà adesso come lui lo analizza e forse ci potrà dare anche delle ottime indicazioni su come leggere un libro. Innanzitutto, benvenuto Samuele, grazie di essere qui. Grazie a voi. Volevo farti subito una domanda, ma in Italia si dice che si legga poco. Perché secondo te si legge poco? L'italiano è poco incline alla lettura. Ma secondo me non, sì, si legge poco, in realtà secondo me si pubblica troppo. Se si entra nelle librerie si viene, come dire, aggrediti da questa massa di libri incredibile che poi nessuno conosce, non si capisce mai che cosa scegliere, a parte i bestseller o cose di questo genere. Sicuramente si legge non tantissimo perché non c'è un'attenzione, una divulgazione, una promozione della lettura e dei libri. No, voglio dire, se guardiamo, ci spostiamo sul cinema, poi alla fine non è mai il cinema italiano, quasi mai, quando esce un film viene promosso in maniera incredibile. Con i libri è un po' diverso. In realtà ho visto che ci sono degli editori che hanno fatto cose di questo genere, nel senso che hanno cercato di promuovere i romanzi dei loro autori anche utilizzando il web, magari creando degli spot audiovisivi, che per un libro forse è un po' strano, ma in realtà è carino, quindi creando il blog del libro, la pagina web del libro e quindi facendo una promozione, cioè dando, come dire, un sapore un pochino più fresco, no? Per trasmettere anche alle nuove, insomma, ai giovani, no? Come si dice sempre, questi giovani, per convincerli a leggere. Quindi sì, non si legge tantissimo, anche se poi ho visto che comunque c'è una tendenza a un ritorno, specialmente appunto nei ragazzi che vanno dai 15-16 anni. Io ho dei figli che leggono, forse perché noi leggiamo, in realtà c'è un discorso di emulazione, però insomma io sono abbastanza ottimista. Secondo me si legge, dai. Samuele, quanto è importante la lettura come esercizio per il cervello? È fondamentale, no? La lettura... Non solo, ti interrompo, non solo per il cervello, ma anche per l'anima. Esatto, per l'anima e per il cervello. Allora, il cervello, io, come dire, il cervello va allenato, no? Come quando noi andiamo in palestra ci alleniamo fisicamente, il cervello va tenuto in allenamento. Se non lo si usa, va in declino, si atrofizza. La lettura è uno degli allenamenti migliori per mantenersi in allenamento. In realtà poi la lettura, i libri sono un po' le istruzioni d'uso per la vita, per il mondo, no? Per capire come gira il mondo, come va il mondo. Quindi sì, è molto importante leggere, assolutamente, oltre che è una cosa molto piacevole, molto bella, molto divertente, oltre che informativa e formativa, assolutamente. Ecco, abbiamo cominciato ad avvicinarci al tema specifico della lettura per passi. Perché? Perché Samuele Marabotto ha elaborato una, come dire, una teoria, la quale non rappresenta un valore assoluto, ma può essere un'ottima indicazione per poter interpretare un libro. Samuele Marabotto dice che, in sostanza, e poi ce lo racconterai in dettaglio, nelle prime 10 pagine l'autore di solito racconta il libro e cattura l'attenzione del lettore per poterlo portare al termine di tutta l'opera. Da questo assunto base è nata prima tutta una teoria, un blog, e nascerà, si spera, ma dovremmo già essere al buono, nascerà un programma che andrà in onda naturalmente su GRP, questa è una piccola anticipazione che vi diamo, che si intitolerà Prime 10 pagine e sarà condotto naturalmente da Samuele Marabotto. Ma non parliamo del programma, o meglio, magari ne parleremo alla fine, parliamo di questa teoria, delle prime 10 pagine. Perché secondo te, Samuele, le prime 10 pagine sono le più importanti di un libro? Dunque, le prime 10 pagine sono importanti perché catturano il lettore. Allora, come dicevo prima, cioè in realtà non è un assoluto, perché poi ci sono dei capolavori le cui magari le prime 50 pagine non riescono ad accatturarti e bisogna faticare per entrare nel libro. In realtà però io ho notato che i grandi romanzieri, i grandi scrittori
sono in grado di acchiappare il lettore, che è fondamentale anche per una questione di marketing, se vogliamo, ma non solo per quello. Comunque riescono a catturare l'attenzione del lettore e far sì che non possa fare a meno di andare avanti, no? Allora, io ho fatto diversi esperimenti, sono andato in diverse librerie, ho osservato le persone che devono acquistare un libro. In realtà poi ci sono quelli che sanno già che cosa cercano, entrano, comprano e se ne vanno. Invece poi ci sono tantissime persone che sfogliano i libri, si muovono fra gli scaffali e sfogliano, magari guardano il retro del libro dove magari ci sono un po' di critiche, il risvolto di copertina, però poi comunque vedo che iniziano a sbirciare e iniziano a dare un'occhiata più che altro alle prime pagine del romanzo. Come parte questo romanzo? Che cosa mi vuol dire all'inizio questo scrittore per convincermi ad andare avanti, no? E quindi in quel momento l'editore e lo scrittore si giocano la vendita sostanzialmente. È importante questo, perché comunque i libri, per carità di Dio, è bello scriverli, è bello che ci siano, ma poi devono essere venduti, perché se io scrivo un romanzo e poi non viene letto da nessuno, sì, per carità, è un'esperienza sicuramente interessante, ma alla fine i libri devono essere venduti e letti. Quindi le prime 10 pagine si basano, l'idea delle prime 10 pagine si basa su questo concetto. Non so se sia corretto oppure no, ripeto, ci sono romanzi importantissimi che magari all'inizio non sono un granché o comunque non sono così coinvolgenti, però se andate a vedere, prendiamo un best seller, Stephen King, se voi prendete le prime 10 pagine di Stephen King, ma anche Baricco, no, per parlare di un autore torinese, o Culicchia, sempre per stare a Torino, sono degli scrittori che sicuramente hanno la capacità e conoscono, perché ci sono delle tecniche. Cioè, non è le prime 10 pagine di solito non ti vengono a caso, anzi sono poi lavorate moltissimo, no? Perché comunque io devo sedurre il lettore subito. È come il colpo di fulmine, il primo sguardo, no? Se funziona, va bene. Domanda da profano. Ma questo vale per hai parlato principalmente di romanzo. Sì. Ma vale anche per un saggio di carattere storico, politico, sociale? Oppure anche per un giallo, in cui si sa l'assassino è il maggiordomo e lo trovi, sì, in ultima pagina, insomma. Ma dunque, allora, vale moltissimo per la fiction, cioè per la narrativa, in realtà vale per, secondo me, vale anche non solo per i romanzi, vale anche per gli articoli, no? Il giornalismo anglosassone, che è un giornalismo molto diverso da quello italiano, anche perché è un giornalismo più slegato dalla politica e dall'istituzione, no? In Italia i giornali vengono finanziati dallo Stato, dalla politica, e quindi gli editoriali sono una cosa diversa. Cioè, il giornalismo anglosassone è un giornalismo molto più di inchiesta, molto più, dove ci sono articoli molto più lunghi, anche proprio in termini di lunghezza dell'articolo, no? Per cui se io prendo un'inchiesta su qualsiasi argomento sul Guardian, sicuramente questo giornalista all'inizio, non le prime 10 pagine ma le prime 50 righe, le scrive in maniera da catturare l'attenzione del lettore. Quindi vale anche per, secondo me, per il giornalismo. Vale, sì, anche le famose W. Le, no. Sì, la regola base del giornalismo: chi, come, dove, quando, perché, sì, why, when, where, what. Sì, ma non è soltanto quello, cioè è proprio, come dire, la capacità di fascinazione e di far entrare nella storia il lettore, anche per la saggistica, anche per i libri che parlano, anche se poi c'è un approccio diverso, no? Cioè, se io prendo un romanzo mi voglio divertire fondamentalmente, se io prendo un libro di storico, sulla storia, in realtà l'approccio mio è diverso, voglio informarmi, voglio capire certi meccanismi della storia, cioè, e quindi in realtà, però comunque la scrittura deve essere sempre agevole, deve essere sempre funzionale. Senti, siamo in conclusione, sì, ci avviamo velocemente, sì, verso la conclusione, sì, di questa intervista. Allora, vuoi parlarci un attimino di quello che sarà il programma che con tutta probabilità andrà in onda a GRP a partire da settembre? Si intitolerà le prime 10 pagine, informazione e intrattenimento sul mondo letterario piemontese e non solo. Che cosa intendi, quale messaggio intendi trasmettere al pubblico e come intendi strutturare il tuo programma?
Ma dunque l'idea, allora, prime 10 pagine, l'idea delle prime 10 pagine è un pretesto per parlare di libri, per parlare di cultura in generale. Quindi in questa trasmissione io cercherò, sempre utilizzando questa storia delle prime 10 pagine, allora intervisterò sicuramente, farò parlare, intervisterò degli scrittori, magari anche degli artisti, dei musicisti, quindi lo scrittore lo intervisterò dal punto di vista della scrittura, della tecnica delle prime 10 pagine. E non solo, poi si farà parlare di tutto il resto. Invece altri artisti in generale verranno magari, chiederemo delle opinioni sulla cultura, sulla lettura sostanziale, sulla lettura, anche per ricollegarmi a quello che dicevi prima, si legge poco. Io vorrei riuscire a fare una trasmissione che trasmetta l'idea che leggere è una cosa bella, gradevole, leggera, può anche essere molto profonda, che nutre l'anima, nutre il cervello, ma è una cosa molto, molto, anche divertente, molto divertente, lo è in molti casi, no? Quindi la trasmissione vorrà essere una cosa leggera, una trasmissione leggera, ma con dei contenuti, vorremmo trasmettere delle cose. E anche aperta, ti interrompo, a contaminazioni con altre forme di arte. Assolutamente, contaminazioni, ci sarà musica, ci saranno diverse sorprese, cioè vorrei creare una scatola molto divertente dove ogni volta ci deve essere qualche cosa che spunta, sempre partendo dalla cultura, dalla lettura dei libri. Per chi volesse seguire il tuo blog, vogliamo dare un indirizzo internet? Allora, il mio blog, se mi fa molto piacere, chiaramente, è molto semplice, www.prime10pagine.it. Benissimo. Allora, un appello a tutti, specialmente a tutti i bodoniani che ci seguiranno, sì, spero in tanti, in questo momento in televisione. Prime 10 pagine a partire da settembre è il blog di Samuele Barabotto. Si parla di cultura, si parla di lettura, si parla di esercizio dell'anima, e il che di questi tempi non è mai male. Grazie Samuele. Grazie a voi di essere stato con noi. E nuovamente diamo appuntamento a tutti a settembre con i momenti che saprà regalarci Samuele di cultura e di lettura. Ciao, grazie. Grazie.